Toto Cutugno, La verità, l'incredibile confessione di Albano. La morte di Toto Cutugno è stata un grandissimo colpo per l'Italia, in quanto l'artista ha rappresentato una colonna portante per la musica del bel paese. A parlare anche Albano Carrisi, il quale aveva un rapporto molto stretto con il compianto defunto. Il cantante originario di Cellino San Marco ha parlato di come Toto Cutugno fosse un miracolato, in quanto diversi anni fa gli erano stati dati solamente 5 mesi di vita. Quella diagnosi non si è rivelata definitiva per il cantante de L'Italiano, in quanto da quel responso medico ha vissuto per altri 15 anni. Albano Carrisi ha poi parlato dell'amicizia che i due hanno costruito negli anni. Ha descritto Cutugno come una persona all'apparenza burbera, ma alla fine molto simpatica e divertente. Il cantante pugliese ha poi ribadito come l'Italia non abbia riservato al cantautore la fama che avrebbe meritato. Cosa che, invece, avrebbero fatto altri paesi come la Russia, la Francia e perfino la Germania. Pare che i due fossero davvero molto amici e che fu proprio Albano a consigliare l'uomo a seguito dell'esordio della sua malattia. Secondo Albano, infatti, Cutugno aveva cominciato a parlare di alcuni malesseri che lo spinsero a sottoporsi a delle visite specialistiche. Per fortuna la sua malattia non è stata aggressiva come preventivato dai medici. Grazie alle cure e alle diverse operazioni chirurgiche subite è riuscito a sopravvivere molto più di quanto pronosticato. Toto Cutugno è stato uno dei più grandi cantanti della storia italiana, motivo per cui la sua assenza non passerà di certo in secondo piano. L'uomo ha più volte parlato della sua malattia, rivelando come gli interventi chirurgici subiti l'abbiano aiutato nel sopravvivere più a lungo di quanto diagnosticato dai medici. Cutugno aveva poi palesato un vero disagio poiché le sue non sono state operazioni semplici, ma estremamente invasive. Gli interventi lo hanno devastato, non consentendogli di vivere la vita che avrebbe voluto. L'uomo aveva parlato dell'asportazione del rene destro e dell'impossibilità di rimanere in piedi per troppe ore. Nonostante tutto si era adeguato e aveva fatto portare degli sgabelli da usare sul palco durante i concerti per potersi esibire e non dare troppo nell'occhio. Purtroppo in tutti questi anni è stato colpito da qualche malore improvviso. Da quel che sappiamo le difficoltà non si sono manifestate solo sul frangente salutistico in quanto, qualche anno fa, molte nazioni hanno cominciato a descriverlo come un cantante poco gradito. Un chiaro esempio di tutto questo si è registrato in Ucraina, quando alcuni esponenti politici vietarono l'ingresso dell'uomo nella capitale della nazione. La malattia è poi peggiorata negli ultimi mesi e, a detta del suo manager Danilo Mancuso, le ultime settimane sono state davvero troppo intense e ricche di sofferenza. Eravate a conoscenza della grande amicizia che legava Albano a Toto Cutugno? La notizia della sua morte vi ha colpito? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.